Benvenuti a tutti ragazzi, sono Vernastri, eccoci qui con PES 2016. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Siamo contro il Tomaron, che è poco sopra di noi. Possiamo provare a raggiungerlo. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Allora, io farei una cosa. Proverei a mettere magari Mandragora qui ed Ezzi qui. Ok, anzi va meglio Maiello lì. Ok, perfetto, andrei così. Vicari, sì. Gli altri due stanno ancora facendo ottimi progressi. Questa è una ottima cosa per noi. Proseguiamo subito. Lasciamo tutto normale, va bene. Dai, dobbiamo fare molta attenzione in queste partite, perché tiro, tipo di tiro, non so se mi si... Va bene, lasciamo così. Dobbiamo fare molta attenzione perché comunque siamo lì, dobbiamo recuperare punti. Abbiamo ottenuto 6 ottimi punti che hanno impedito un po' la fuga totale delle prime, ma dobbiamo lottare adesso contro il Tomaron. Dico Tomaron, che magari è Tomaron, punto. Ok, visto in baie. Emerson Borges era ben posizionato, ha intercettato il pallone. Chi è lì? Jean, non puoi fare miste cose però, eh. Si rigardi. Ya. Ok, recuperiamo. Cerca ancora una palla profonda. Oh. E trova il compagno. Merda. Viaggianti. Allora, fermi tu. No, non fatelo passare. Ok, bravo portiere. Bravo Velasquez. Abbiamo oggi, che problemi abbiamo con i passaggi oggi? Tutte e due le squadre sembrano aver deciso di non prendere rischi per ora. Cerca di superare la difesa. Maiello, bravo Maiello. Merda Maiello. Prosegue nella sua corsa. Cross verso il centro dell'area. Jean ci prova sempre, non so se Jean o Stoi, probabilmente Jean. Sì, no, davvero ottima. Stoia sulla fascia. Vabbè, laterale. Noi ci proviamo. L'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Mi fa un po' attenzione che passaggi oggi, perché sembra che non ne abbiano molta voglia. Johnny Moschera. Allora, con calma. Siligardi. Però se fate le scivolate quando e come volete voi, i passaggi a chi volete voi. Occhio, oh, dai, che chiudi. Bell'anticipo, pericolo sventato. C'è Daniel Bessa! Bravo Daniel Bessa. Abbiamo avuto un po' di culo perché il giocatore la si è un po' impallato, ma va bene. Bravo Daniel. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. Difesa davvero pessima. Giusto per capire come si sono impallati i due giocatori. Perché io, vedete, qua volevo chiudere, ma... non si sono capiti. Vabbè, dai, ci può stare. Diciamo che questi scatti qua hanno sempre un po' di problemi, però no, non ci prendiamo gol subito, eh. Bravo. Chiudiamoli. Chi è qua? Maiello. Vicari, scivolata. Ovviamente col culo che abbiamo noi. Palla intercettata. Prova a saltare il centrocampo. Ok, Mandragora che prova a mandare in baie. Vuole la profondità. Cioè, perché è svenuto? È svenuto? Ottimo risultato. Ah, era da solo e è svenuto. Boh. Oh, oh, brutto coglione, dove vai? Oh, giuro, è tornato indietro da solo. Prova la giocata nello spazio. Daniel Bessa. Daniel Bessa. Ci provo ancora. I difensori hanno ancora qualche problemino, diciamo così.
Si libera molto bene. Pallone basso in aria. Nah, peccato, era lontano dalla porta. Riceve in zona pericolosa. Va al tiro. Ah, perché? Dezzi, mi sembra Dezzi. Davvero di pochissimo. Vabbè, dai. Povero Dezzi, anche lui. Dobbiamo continuare a pressare, però, perché se lasciamo andare un po' troppo tranquilli, qua ci inculano. Viaggianti. Se non ti impalli, però. Cerca spazio. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Madonna. Qua è giallo o rosso, non lo so. Fallo, non ha dubbi l'arbitro. Giallo. Adesso è inevitabile se ci anche la sanzione. Se ci arrivavo un secondo prima. Dai, che poi facciamo anche qualche cambio. Alessandro Bernardini. Si rigardi. Stanno abbastanza chiusi sti qua. Non è che vanno proprio all'attacco. Viaggianti. Ma perché svengono? C'è la verticalizzazione. Viaggianti. Dammi lui, ma Dio santo! Un palo clamoroso. Ma Dio santo, ma dammi! È impressionante, quando quando l'avversario deve segnare, succederanno delle cose impossibili. Prova il filtrante. Guarda, si fermano tutti e due, ma ovviamente il nostro si ferma prima. Non so se avete visto in quell'azione, io volevo prendere il giocatore che era vicino alla palla, ma ovviamente lui me ne ha dato un altro e grazie al cielo abbiamo preso un palo. Ora cercheranno di mantenere però alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0. Stanno ancora tutti abbastanza bene. Però magari di recupero nella ripresa. Così, mettiamo Rabusic. Mi sembra caldo oggi. Dai, bravo Rabusic, che l'ultima partita è fatto molto bene. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. E non la perdere, sti qua ci mettono 6 ore a stoppare il pallone. Prova la giocata nello spazio. Da lì può segnare. Chance per tirare. È decisamente la deviata. La sua conclusione. Non può aver tirato lì. È stata veramente ottima. Peccato che no, il tiro. Non può aver tirato lì. Ah no, ok. Cercherà di metterla in mezzo. Mi sembrava un po' strana come cosa. Pericolo sventato almeno per ora. Guarda che sfiga, Viaggianti. Vai, dammi un. Devono segnare, è scritto. Devono segnare. E si ripartirà con una veramente, devono segnare, è scritto. Non. Vuole la profondità. Riceve il passaggio. Occasione. Numero. Trasverso centro. Prova a tirare. Vabbè, lì ovviamente io ho detto il tiro, ma davanti alla porta. È tardi quando tiri ormai. Sì, questa poca reattività tra virgolette un po' un fastidio, ma dai, ma veramente siete in due. Ottimo intervento di copertura. Dai, pallone in avanti. Emerson, merda, ci hanno chiuso. Legge bene l'azione, blocca il pallone. Allora, con calma. Johnny Moschera. Viaggianti. Si rigardi. Passaggio in avanti. Dai che non è fuori gioco. Bravo Rabusic, l'ho detto che era caldo Rabusic. Bravo. Non so se ti ha tirato una botta allucinante. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. È partito per una volta Rabusic ha fatto qualcosa di ottimo. Com'è che l'ha stoppata esattamente? Vabbè, gli è passato in mezzo alle cosce. Ok, per un attimo ho temuto la tirasse fuori, lo devo ammettere. Per un attimo ho avuto paura. Però 2-0 dunque.
Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Aia. Ia, lascia. Niente da fare, non passa. Bravo Rabosic. Che azioni! Mamma mia, che azione che è stata questa! Grandi azioni, grandi azioni. Vantaggio di 3 gol, la partita è quasi chiusa. Anche Daniel Bess è molto carico oggi. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Il passaggio perfetto e lui è stato. Vai, belle azioni, vediamo un po' se si può fare qualche cambio. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Allora, Maiello è morto. Chi mettiamo? Mettiamo Sabova. Altri cadaveri ambulanti. Forse Mandragora, però. Sì, va, cambiamo Mandragora, mettiamo Salzano. È arrivato il momento. Vai Mandragora, aggressivo. Della squadra. Sostituzione di giocatori. Numero 17. Viaggianti. Dai. Lasciano il campo per Sirigardi. Dezzi ha leggermente di. Porco demonio! Non pensavo facesse. Guardate. Ora un ottimo intervento difensivo. L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare in area. No, perché vanno per i cazzi loro? E ancora una volta si dimostrano solidi in tutta allora, la zona fermo. Del campo. Lungo passaggio in avanti. Allora, so che hanno detto che hanno tolto i. Come dire, i. I binari, ma non è vero. Non li hanno tolti per tutto. Non li hanno tolti per tutto. I passaggi filtranti soprattutto si sentono ancora, perché tu non hai possesso del giocatore. Tu hai solo e soltanto tra virgolette la velocità. Puoi scegliere se farlo ancora o no. Però lui va dove vuole lui. Non hai scelta di rientrare un po' prima o un po' dopo. E questa è ancora una cosa che secondo me è leggermente da correggere. Hanno detto che non abbandoneranno Fipes, quindi possiamo ancora sperare un po' in un miracolo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Pensavo che non ci arrivasse, quindi l'ho lanciata. Non sono stupido, ma Johnny Moschera. Allora Mbai, dai che tu lo fermi, dai che tu lo fermi, l'ho detto che lo fermavi. E qui hanno cercato l'azione manovrata, prolungata, in attesa di trovare lo spazio per l'affondo. Purtroppo però non hanno avuto fortuna. Ok. Tu aspetta, si aveva preso il pallone. Allora. Senti, Sabatira. E qui il portiere si supera. Si è buttato in terra. Boh, perché? Emanuel Rivas. No, occhio, non ha fatto la scivolata, forse meglio così. Allora, è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Con calma. Palla ce l'ha. Avanti, verso compagno. Ancora 4 minuti. Dai che ce la giochiamo. Vai Rabosic. Possibilità di andare verso la porta. Rabosic. Gol, rete importantissima. Non so se provare a alzare o no la difficoltà. Probabilmente sì. Alzerò un po' la difficoltà perché stiamo vincendo un po' tanto. E infatti sono stati puniti. Che contro le squadre forti 2-1, 1-0, però contro queste qua magari che non sono proprio top. Viaggianti. Non so, poi forse potreste farmelo sapere voi nei commenti. Fatemelo sapere voi nei commenti. Volete una difficoltà aumentata o continuare a vincere così semplice, tra virgolette? Perché non è che ci voglia tanto impegno. Però, non so, è un po' brutto. Facciamo anche qualche partita magari a livello professionista. Vediamo cosa ne esce. Ok, abbiamo superato. Siamo quarti. Ho un po' di punti dal. Ok, Morera sta aumentando. Anche Daniel Bessa, perfetto.
Kovacic e Daniel Bess sono aumentati, perfetto. Solo che ho paura che se aumentiamo la difficoltà e iniziamo a perdere le partite, poi non riusciamo a arrivare in Serie A. Quindi io preferirei mantenere magari questa difficoltà, o più che altro, va bene, noi lo faccio qua davanti a tutti, proviamo a mettere una volta professionista, vediamo cosa succede. Poi comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un mi piace, un commento e condividete il video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo con un prossimo video, un saluto a tutti da Vranastro.